Ho deciso di scrivere questo libro che parla del significato del vino nella cultura antica. Il vino è in qualche modo sinonimo di civiltà per i greci, tant'è vero che chi non beveva vino era per antonomasia l'incivile, e ancora una volta l'incivile era colui che non soltanto non beveva, ma che non appena beveva si ubriacava. Un esempio è quello sicuramente del ciclope Polifemo, e c'è un'immagine molto nota del ciclope Polifemo su un vaso che viene proprio accecato da Ulisse. Questa immagine è molto significativa perché ci fa capire che il vino bisogna saperlo bere. Il ciclope è astemio e non appena Ulisse decide di vendicarsi di quel che il ciclope Polifemo ha fatto con i suoi compagni, decide di utilizzare proprio il vino come strumento per portare a termine la sua vendetta. Il vino nel simposio ha un ruolo di assoluta centralità. Basti pensare che la sala del simposio è una sala quadrata o rettangolare dove il vino viene posto al centro e viene mescolato all'interno di un cratere insieme all'acqua, perché i greci e poi i romani non bevevano mai vino puro, consideravano una cosa barbara bere vino puro. Il cratere posto al centro della sala indicava molte cose insieme. Indicava ad esempio l'uguaglianza di tutti quanti i commensali, non c'era nessuno protagonista se non il vino, e il fatto che nel vino ci fosse anche Dioniso, il vino era divino. Tutti coloro che bevevano da quel cratere attingendo vino mescolato ad acqua da quel cratere partecipavano di una comunione di uguaglianza che era anche al tempo stesso una comunione con la divinità che nel vino era rappresentata.